particolarmente critico per un consumatore è il momento dell'acquisto di un'auto usata. Questo perché rispetto all'acquisto di un'auto nuova, ovviamente l'auto usata non ha le stesse garanzie, mentre il venditore di un'auto usata presta una garanzia biennale, quindi di 2 anni, nell'acquisto dell'auto usata va fatta una differenza tra l'acquisto fatto presso un privato e l'acquisto che invece viene fatto presso un rivenditore o un concessionario. Nel secondo caso, quando noi acquistiamo da un rivenditore o un concessionario, lui è tenuto a dare una garanzia di 1 anno. Però attenzione, questa garanzia di 1 anno è anche relativa allo stato d'uso del veicolo, per cui se il veicolo è stato sottoposto già a una usura eccessiva, laddove noi abbiamo la disgrazia di veder rotta la frizione, i freni o altre cose, ovviamente non possiamo pensare al difetto di conformità in alcuni casi, e laddove c'è il difetto di conformità, questo viene messo in relazione all'utilizzo che è già stato fatto del veicolo, e quindi il risarcimento o l'indennizzo è ridotto rispetto a quella che è l'usura. Quando invece acquistiamo da un privato, dobbiamo stare ben attenti perché il privato non ha nessun obbligo di dare garanzie. In questo caso il consiglio è andare a verificare il veicolo con un esperto, farne una prova, e laddove si è in dubbio ma il veicolo è particolarmente, come dire, appetibile da quel consumatore, allora eventualmente fare con il venditore una piccola scrittura privata che conceda un'ulteriore prova di 15 giorni, 30 giorni.